marciavamo con l'anima in spalle nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. La guerra atroce, spietata, con la terribile realtà della disfatta che si avvicinava, fu una crudele ma efficace educatrice. Il prezzo da pagare per fare il salto dalla vita di guerra normale a quella partigiana era veramente alto, più di quanto al momento ci si rendesse conto. E quando si trattò di saltare, ad alcuni mancarono le gambe. Quando si tratta di saltare, ad alcuni mancano le gambe. Italo Calvino lo ha detto in altre parole, ma ha detto la stessa cosa: basta un niente, un passo falso e ti ritrovi dall'altra parte. Scegliere da che parte stare è difficile, e allora molto spesso si fanno scelte anche più di comodo, però certamente nel momento in cui iniziano i bandi della Repubblica di Salò a chiamare quei ragazzi che avevano imparato solo parole d'ordine fasciste, ma che di sicuro però erano certi che non avrebbero voluto continuare o non avrebbero nemmeno voluto iniziare a compiere quella guerra, allora le scelte di disobbedienza, diciamo, certamente aumentano anche se non hanno un andamento lineare, cambiano a seconda ad esempio dell'andamento della guerra grossa, di quello che succede sugli altri fronti, di quello che combinano gli eserciti che si fronteggiano più o meno in tutta Europa e non solo in Italia. Entrammo nella resistenza portando ognuno i propri dubbi, le proprie perplessità, le paure e le ingenue speranze. I comandanti invece avevano le idee chiare, possedevano un'ideologia, e qualcuno aveva partecipato alla campagna di Spagna nelle file delle brigate internazionali. Avevano una loro storia e appartenevano a un'altra generazione. Noi, al contrario, eravamo ragazzi senza un passato di cui andare fieri, e anzi uscivamo a fatica dal fascismo. Non è che avessimo grandi ideali, ma qualche convinzione sì, e precisamente in ordine di importanza: primo, non morire; secondo, tornare a casa dalla nostra famiglia; terzo, sparare a tedeschi e fascisti. L'importante era vivere. E nel momento in cui partì si sentì investito in nome dell'autentico popolo d'Italia ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo. Il percorso che porta i partigiani alla lotta armata è un percorso più accidentato, più difficoltoso. La propria azione può scatenare la morte verso coloro che non hanno scelto da che parte stare. Questo vale soprattutto, ovviamente, per le popolazioni civili. La rappresaglia in questo mira a demoralizzare e fiaccare il morale dei partigiani, poiché così essi sono spinti ad assumersi anche il peso di quei massacri. Torna dunque in questo il tema della legittimità dell'uso della violenza. Torna il tema della scelta partigiana come necessità, come tragica necessità al fine di un riscatto nazionale. L'ultimo volto che vedo, abbandonando la piazza, è quello di un repubblichino
che ride istericamente. Quel riso indica l'infinita distanza che ci separa. Siamo gente di un pianeta diverso. Anche noi combattiamo una dura lotta in cui si dà e si riceve la morte, ma ne sentiamo tutto l'amaro dolore, l'angosciosa necessità. In noi non è, non ci può essere nulla di simile a quello sguardo, a quella irrisione di fronte alla morte. Loro ridono, hanno appena ucciso 15 uomini e si sentono allegri. Contro quel riso osceno noi combattiamo. Esso taglia nettamente il mondo. Da un lato la barbarie, dall'altro la civiltà. Noi abbiamo scelto di vivere liberi, gli altri di uccidere, di opprimere, costringendoci a nostra volta ad accettare la guerra, a sparare e ad uccidere. La scelta non dipende da noi, ma dal nemico che espone i corpi degli uccisi e definisce l'assassinio un esempio. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che è in mano nemica, vedeva all'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. La lotta partigiana ha indotto un protagonismo femminile molto spesso al di fuori, anzi forse anche in antitesi con i modelli consolidati. Quindi per le donne che l'hanno vissuta, l'esperienza della resistenza ha senza dubbio messo in crisi dei luoghi comuni, ha mutato delle abitudini e soprattutto ha liberato delle coscienze. E questa uscita dagli schemi consolidati non è stata facile per nessuna, e tuttavia ha rappresentato per molte donne il momento di una mai vissuta assunzione di responsabilità, una responsabilità appunto che al mondo femminile era sempre stata negata. Dalla famiglia mi separai subito. Mi venne dato il compito di staffetta. Era un lavoro solitario e perciò molto pericoloso. Tutto dipendeva da te. Eri tu a decidere cosa fare, come muoverti. Il comando ti dava un ordine. Poteva essere accompagnare un comandante da un punto all'altro della zona, andare alla ricerca di un distaccamento col quale si erano persi i contatti durante un rastrellamento, perlustrare un punto del territorio del quale non si sapeva più niente. E la scelta femminile inoltre è stata anche una scelta molto più trasgressiva di quella maschile, perché ha comportato un atto di disobbedienza non solo verso le leggi in vigore, non è solo la disobbedienza di cui parlava Ilaria, ma anche una disobbedienza nei confronti delle regole dell'appartenenza di genere, nei confronti dei comportamenti riconosciuti leciti o illeciti per il mondo femminile. Che cosa ci facevano tutte quelle donne, quelle ragazze in mezzo agli uomini, giorno e notte? Queste insinuazioni hanno sicuramente fatto desistere molte donne dallo scegliere di unirsi a una banda partigiana, dallo scegliere appunto di salire in montagna, di imbracciare le armi e di fare quello che facevano i coetanei maschi, di vestirsi da uomo. Molte hanno preferito rimanere a casa, quindi svolgere compiti clandestinamente ma dormire a casa. Cecilia Soncini, una partigiana della nostra città, ha sempre detto di aver fatto chilometri e chilometri con la sua bicicletta su e giù dalle montagne, ma alla sera tornava a dormire a casa sua. Ricevo la mia razione di arancio, sigarette e vino se lo voglio. Tuttavia mi illudo se con questo credo di far parte del gruppo, di essere una di loro. Quando si preparano per partire in azione, Jack promette, Dragot promette, ma non hanno intenzione di mantenere nulla. Una notte, dopo avermi assicurato che mi avrebbero portata con loro, partono di nascosto.
Capisco che l'avevano fatto per tenermi buona. Mi sento umiliata. La mattina, appena alzate, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzate,